Radio Icaro. Tempo reale, estate. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ultima settimana prima della fine di tempo reale estate, del ritorno del canonico tempo reale a settembre. Buongiorno da Stefano Navaglia, saluto Matteo Munaretto in regia e dunque comincia una nuova giornata, ci avviciniamo alla fine di questa settimana, c'è già odore di weekend, molti sono già tornati al lavoro, molti torneranno lunedì, eccetera, eccetera, eccetera. Non perdiamo tempo, allora se siete in giro, se ancora siete a far festa, se ancora siete a bere, state attenti, ve lo diciamo sempre, perché con il primo servizio di questa giornata di tempo reale parliamo di alcol e dipendenza, perché sono arrivati i dati dell'amministrazione comunale di Rimini per il 2024, quindi da gennaio fino ad oggi sono ben 300 i controlli, con più di 250 patenti ritirate, 300 le persone fermate, non solo in macchina ma pure in bicicletta, addirittura c'è stato un caso di un monopattino. Alcol e dipendenze, i dati della polizia locale che svisceriamo in questo servizio con la campagna, lo vedrete verso la fine del nostro contributo, Non te la bere, una campagna molto importante per scongiurare, e ancora se siete in giro a far festa, ripeto, state attenti, e state attenti poi durante l'anno, anche tutti i weekend, mica solo d'estate, il consumo di alcol e dipendenze. Sentiamo il servizio. Non compromettere la propria vita tramite l'abuso di sostanze alcoliche, un messaggio che è necessario continuare a divulgare con forza anche a Rimini, dove dai report della polizia locale risultano dati preoccupanti per il numero di sanzioni agli articoli 186 e 187 del codice della strada, registrate dall'inizio dell'anno al 26 agosto scorso. Sono infatti 300 le violazioni accertate, di cui 258 patenti ritirate, in riferimento agli articoli guida sotto l'influenza dell'alcol e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. 295 delle 300 sanzioni sono per guida in stato d'ebbrezza, mentre 11 per alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. 6 invece i casi in cui sono state riscontrate entrambe contemporaneamente. Il tasso alcolemico medio registrato è stato tra gli 0,5 e 0,8 grammi e 146 sanzioni hanno attivato un procedimento penale, ovvero quelle con un tasso registrato superiore a 0,8 grammi per litro. Numeri significativi se si pensa che di questi 300 conducenti sanzionati, 37, oltre il 12%, sono neopatentati o comunque con meno di 21 anni. Fra i 300 conducenti sorpresi con un tasso alcolemico non regolare o alterazione per sostanze, la prevalenza, 257, è stata sorpresa alla guida di un'autovettura, ma risultano anche 37 motocicli, 5 biciclette e un monopattino. Il comune di Rimini aderisce alla campagna di comunicazione contro l'abuso di alcol denominata Addicted to Life, non te la bere, lanciata in aprile dalla regione Emilia-Romagna, che si concentra su un tema dunque sempre molto delicato, tramite anche un video che parla a tutti, ma soprattutto ai giovani tra i 18 e i 25 anni, i più esposti a comportamenti di consumo a maggior rischio, come il binge drinking, ovvero la tendenza a bere una grande quantità di alcol concentrata in poco tempo. Attenzione, attenzione, dunque attenzione quando bevete, se bevete non guidate, a parte che dovete bere poco comunque, non senza fare moralismi, perché dai, tutti beviamo, tutti ci piace fare bisboccia, ma avete visto anche questa campagna molto importante, Addicted to Life, non te la bere. Sono tante le iniziative in questi anni per questo problema, speriamo di avere un po' che abbiano fatto un po' da deterrente su questo, che è un problema che rimane, quello dell'alcol, soprattutto fra i giovani dai 18 ai 25 anni. Cambiamo decisamente argomento e andiamo con il primo collegamento di oggi, perché è partita venerdì 23 agosto, continuerà fino al 8 di settembre, scusate, partita il 25 agosto, continuerà fino all'8 di settembre con tanti autori, tante storie, perché questo i libri raccontano, la rassegna letteraria La Storia Immaginata. La Storia Immaginata, narrazioni tra verità storica e invenzione letteraria, e abbiamo al telefono per parlarne approfonditamente la presidente della fondazione, cioè della rassegna La Storia Immaginata, Nadia Bizzocchi, che spero mi sente, che saluto. Buongiorno Nadia. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Dimmi, sentivo che eri già pronta per partire.
sono in realtà la direttrice della biblioteca Gamba Lunga. È vero, non ho ricordato il luogo, la biblioteca Gamba Lunga, esatto. Sì, la biblioteca organizza questa rassegna che quest'anno è alla seconda edizione, è una rassegna pensata nell'ambito delle nostre attività legate alla promozione della lettura. Sì. La biblioteca ha con i libri e la lettura un rapporto fondativo, privilegiato, e il fatto di dedicare una rassegna alla storia, perché la storia e la letteratura sono discipline con cui abbiamo un rapporto speciale. Certo. Ed è anche speciale il fatto di dedicare ai nostri lettori dei momenti di incontro diretto con gli scrittori. E il romanzo storico è uno dei generi letterari che, dal punto di vista anche delle vendite editoriali, è fra quelli più amati, frequentati. Adesso ne parliamo perché ho un po' di domande per te. Narrazioni tra verità storica e invenzione letteraria, corte della biblioteca Gamba Lunga, quindi tutti gli appuntamenti che sono in corso andranno avanti fino all'8 di settembre. Nell'apertura, insomma, sul vostro sito c'è questa bella frase, insomma, i romanzi storici non sono cronache né libri di storia, è differente, si reggono in equilibrio tra fantasia e ricostruzione, due aspetti che si alimentano reciprocamente, rendendo la narrazione ancora più affascinante e avvincente. Un po' ce l'hai già accennato, però il ruolo del romanzo storico oggi, ti chiedo, sappiamo che nella letteratura, poi andremo, dopo ti chiedo anche sul tema pochi lettori e molti scrittori, ma ne parliamo dopo, però su cosa si basano, diciamo, le vendite dei libri oggi, soprattutto secondo me intanto la letteratura per ragazzi che ha avuto veramente un boom, i classici, e quindi ci sono anche i romanzi storici. Tu hai detto poco fa che è un genere che tira, diciamo così, quindi a che punto è oggi il romanzo storico? Questo è quello che ci raccontano le statistiche degli editori, e alla biblioteca che fa attività di tipo culturale interessano un po' più gli aspetti conoscitivi. Sì. Il fatto di promuovere anche uno dei nostri obiettivi è anche andare alla ricerca fra letteratura e storiografia che rapporti anche conoscitivi esistono. Si può fare conoscenza storica attraverso la letteratura, i romanzi possono essere uno strumento per acquisire informazioni storiche. Gli storici di mestiere se lo sono posti questo problema, se anche i romanzi possono essere delle fonti per la storia. Ecco, noi abbiamo anche, oltre all'aspetto ludico, di piacere di ascoltare delle storie che ci portano lontano nel tempo, lontano nello spazio, abbiamo anche questo desiderio di vedere se si possono trovare degli spunti di ricerca, di approfondimento anche di tipo letterario. È un rapporto, come dice la frase, di ricerca di un equilibrio fra questi due aspetti, e forse questo è anche l'aspetto più interessante. La letteratura, con la sua capacità di immaginazione, col suo attivare meccanismi anche di empatia, di emozioni, che sono diversi da quelli della ricerca storica, che invece in cerca di elementi, di fonti più oggettive. Sì. Può essere un punto di vista originale che fa scoprire, aggiunge, arricchisce la conoscenza storica di aspetti a cui non avevamo pensato. Certo. Infatti ti volevo chiedere l'origine della rassegna, mi ricordi a che edizione è, perché non mi sfugge? Sì, siamo arrivati alla seconda edizione, iniziato il 23 agosto, finiremo il 13 settembre, ti devo correggere, okay. Finiremo venerdì 13 settembre. Ok, quindi in parte me l'hai già spiegato, il significato del titolo, la storia immaginata, anche perché comunque, che sia un romanzo storico o un libro qualsiasi, questo i libri servono, no? A fare un viaggio e a navigare un po' con la fantasia, no? Certo, sembra un aspetto ludico, di piacere, in realtà c'è una componente cognitiva importante anche in questa capacità che ha la lettura di aiutarci a immaginare, a attiva processi cognitivi attivi, non è un'attività di conoscenza passiva come quando ascoltiamo la televisione o leggiamo le cose sui social. La letteratura creativa, la lettura creativa attiva
veramente ti costringe a immaginare di trovarti in situazioni diverse da quelle della quotidianità, sia nel spostandoci nello spazio contemporaneo, ma ancora di più quando si va nella dimensione storica lontana. Tra l'altro il nostro prossimo appuntamento, quello di domani sera, sì, è dedicata ad una riscrittura romanzesca dell'Iliade, e quindi siamo veramente alle origini delle nostre storie letterarie. Certo. Infatti volevo andare un attimo nel dettaglio degli appuntamenti, perché avete cominciato con Emanuela Fontana, che insomma per Mondadori ha fatto questa storia nascosta tra le pieghe della storia, insomma Firenze ambientata nel 1838, poi io qui ho 30 agosto, qui c'è scritto, io chiamo che tu hai il programma dello scorso anno. Ah, ok, perfetto, benissimo, grazie. Ok, allora lascio a te la parola per illustrare gli appuntamenti che ci saranno fino al 13 di settembre, quindi estate inoltrata. E no, più che altro ti chiedo la risposta del pubblico. L'anno scorso, questa è stata la seconda edizione, la prima edizione, mi racconto un po' di queste due edizioni e il confronto insomma tra la prima e la seconda. Credo che comunque, confronto per modo di dire, però credo che comunque la partecipazione del pubblico, che è la cosa che più interessa, oltre come hai detto tu a inserire, instillare nella testa della gente qualche riflessione, però c'è e c'è stata e continua a esserci, no? Sì, già l'anno scorso ci fu un buon riscontro, c'erano circa 90 persone in media ad ogni appuntamento, sì, ma quest'anno veramente la partecipazione è molto molto alta. Anche ieri sera c'erano circa 170 persone, sì, in corte, la corte affollata insomma, e questo veramente ci fa molto piacere, a parte che è bello incontrare il pubblico, ascoltare le loro domande, sì, ascoltare anche il loro modo di leggere, le curiosità che suscitano, ascoltare dagli scrittori i loro meccanismi creativi, il loro modo di lavorare. È veramente una esperienza molto piacevole per i lettori, avere la possibilità di scambiarsi dal vivo, certo, insomma, le proprie opinioni. Ma per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, sì, allora, noi ci incontriamo il venerdì e il mercoledì, che sono due, sì, serate in cui il centro storico è piuttosto affollato, animato, quindi sì, dire, incrementiamo l'offerta. E quindi ci vedremo domani sera con Marilu Lucrezio e, sì, Barbara Bagli, che la intervisterà per parlare del suo ultimo romanzo, L'Iliade narrata dalle dee, che è appunto una scrittura dal punto di vista femminile delle vicende dell'Iliade. Del primo poema omerico, quello legato alla guerra di Troia, quindi il, sì, tema ancora una volta è la guerra, ma vista dal punto di vista delle protagoniste femminili. Okay. Poi ci incontreremo la prossima settimana, mercoledì 4 settembre, con la scrittrice triestina Antonella Sbuels, che presenta il suo romanzo Mariam. È un romanzo ambientato negli anni 40, ci riporta le vicende del colonialismo italiano, sì, e della Seconda Guerra Mondiale. E poi andremo avanti venerdì 6 settembre con Carla Maria Russo, che è anche una importante autrice di romanzi storici. Lei si è, in questo caso presentiamo il romanzo La figlia più amata, storia delle sorelle Medici, dedicata ad una delle figlie di Cosimo I. Quindi siamo nel pieno del Rinascimento fiorentino italiano, una storia di rinascimento privato ma anche pubblico, che ci permette di riscoprire queste vicende che ci, certo, portano al cuore della storia. Quindi si abbraccia veramente la storia in tanti dei suoi periodi. Dall'origine alla contemporaneità, certo, vediamo infatti che alcuni temi sono universali: la violenza, sì, l'amore, i rapporti fra uomini e donne, i rapporti tra padri e figli, però ogni epoca poi li ha declinati, li ha raccontati, gli ha dato corpo attraverso, certo, quelli che sono i propri valori, le proprie visioni e anche le proprie forme artistiche. Senti, io ho altre due domande veloci, una riguarda proprio la storia
e che, non so se tu hai dei figli che vanno a scuola o no, però io sono fissato col fatto che la storia nelle scuole, è chiaro che le origini vanno bene tutto quanto, però tu hai parlato anche di contemporaneità, di storia contemporanea, ne dovremmo mettere un po' di più nelle scuole, è giusto che ormai io ho smesso da tanti anni ovviamente di andare a scuola, però ho sempre avuto il cavallo di battaglia, forse i programmi scolastici sono tarati su un periodo un po' più vecchio, però anche attraverso i romanzi storici, anche se l'attitudine alla lettura dei giovanissimi magari è un pochino più bassa, a meno che non leggano cose che gli interessano, però la storia contemporanea, la parte della contemporaneità può essere ancora più avvicinata ai giovani nelle scuole, perché secondo me è molto importante, non si può studiare solo dalla Seconda Guerra Mondiale indietro, volevo sapere il tuo pensiero. Sì, sì, no, la storia e poi l'attualità soprattutto in questo mondo così complesso è tutto quello che riguarda la conoscenza sia dei fatti umani ma del mondo in cui viviamo è fondamentale. La storia lo sappiamo che non è magistra vitae, però è una di, come tante altre mondi conoscitivi fanno parte della nostra formazione. Io certo. Ho una formazione umanistica, quindi quello che conta è formare le persone e la storia è un potente mezzo di riflessione su questo che dicevo di questi temi che poi sono ricorrenti ma che sono anche quelli che ci impegnano nella nostra esistenza personale e collettiva. Certo. E quindi assolutamente sono del parere che la storia vada insegnata, vada studiata, vada eventualmente fatta conoscere anche con altri strumenti espressivi. Tu sì, prima citavi il fatto che i giovani magari non amano il romanzo storico, però mi vengono in mente tante serie televisive che in realtà sono ambientate certo. storicamente, e quindi credo che ai ragazzi in realtà frequentino anche questi generi, anche se con le modalità sì. Espressive che sono più tipiche, i format che sono più tipici della nostra produzione audiovisiva esatto. contemporanea. Infatti hai detto benissimo, non conta solo quando si raccontano le cose ma come le racconti, perché poi è anche un, magari a me è capitato, magari certe cose le trovavo un po' tra virgolette pallose come si dice, poi quando cresci la tua formazione diventa anche un po' personale, sei tu che ti informi, sei tu che leggi e lo apprezzi di più di quando sei quindicenne, però certamente come hai detto anche tu non è sempre così perché poi dopo sembra che quelli quindicenni, tredicenni non vanno, invece leggono, sono interessati, non possiamo sempre dire come ogni generazione i giovani d'oggi, no? Sono in gamba i giovani d'oggi anche. Senti, ultima cosa, dicevo prima, lettura numeri, senza numeri e dati, sempre io scrivo anche di tutt'altro genere, mi piacerebbe fare un romanzo storico ma la vedo un po' dura, sono molto appassionato di Inghilterra quindi potrei fare qualcosa ambientandolo nell'epoca Windsor eccetera, però sempre più scrittori e meno lettori, è così come vedi la situazione e se c'è, io rimango a dei dati del libraio di qualche mese fa, però sostanzialmente la situazione è ancora quella. Come la vedi tu, che ovviamente immagino sarai un'incallita lettrice? E no, purtroppo i dati delle statistiche, soprattutto quelle del nostro paese, sono così, sono veramente impietose e c'è un dato di lettura molto carente e molto diverso da quello di altri paesi, anche europei, occidentali, insomma del mondo culturale a cui noi apparteniamo. E quindi c'è moltissimo lavoro da fare anche da parte delle biblioteche, che hanno questa poi come missione, quella di tenere in qualche maniera sempre attivi, sempre disponibili gli strumenti per la lettura e per la formazione permanente. La lettura, come dicevo prima, è un dato scientifico, è un esito delle ricerche neurologiche, è una di quelle attività che mantengono il cervello in attività fino certo. a tarda età, va praticata dalla nascita fino a che insomma fino anche alla tardissima età. Quindi promuovere la lettura per noi è veramente una ragione non solo professionale ma proprio esistenziale. E
e quindi andrebbero fatti degli investimenti molto mirati anche da parte delle istituzioni pubbliche, a parte dal Ministero della Cultura, che in realtà ha fondato un centro per la lettura e ha delle leggi che finanziano anche i progetti di promozione della lettura, che poi si sostanziano in sostenere l'attività delle biblioteche, sostenere anche le attività di tutte quelle associazioni o persone che sul territorio, o professionisti che sul territorio sono legati alla filiera del libro, che la biblioteca, la nostra biblioteca ad esempio ha creato per il comune di Rimini un patto per la lettura, associando librerie, case editrici e attori, insomma, le scuole e tutte quelle professioni che lavorano e hanno come obiettivo quello di rendere il libro, sia il libro cartaceo che il libro digitale, uno strumento d'uso quotidiano, anche perché ci sono questi temi drammatici dell'analfabetismo funzionale, dell'analfabetismo di ritorno. Andiamo verso una società talmente immersa nell'infosfera, come dicono i filosofi, che avere un pensiero critico, capacità di orientarsi importante tra le informazioni sono fondamentali, e i libri rimangono uno strumento fondamentale. Completamente d'accordo, non c'è veramente niente da aggiungere con te. Allora, fino al 13 settembre, La storia immaginata, romanzo storico, romanzi storici che spaziano in tutte le epoche storiche, dalle origini fino alla contemporaneità. Io ringrazio Nada Bizzocchi, direttrice della Biblioteca Gambalunga, e quindi fino al 13 settembre non perdete gli appuntamenti della Storia Immaginata. Grazie Nadia, alla prossima, buona giornata. Grazie a voi, vi aspettiamo, grazie. Grazie, senz'altro, assolutamente. È il momento ora di un bel break musicale, poi torniamo perché c'è anche un altro evento importante che comincia oggi, di cui dobbiamo parlare, e poi tutte le altre cose. Cosa ci fai ascoltare, caro Matteo Mularetto? Deve venire Never Let Go, Never Let Go, mai lasciare andare, mai andare. Ian Cook, allora sentiamo Never Let Go e torniamo subito dopo con Temporeale. Out of town, we never out of money.
Never Let Go, abbiamo ascoltato qui a Tempo Reale, sono le 9.32 del 29 agosto, allora abbiamo detto fino al 13 settembre la rassegna, la storia immaginata, invece questa sera, cioè quest'oggi 29 agosto fino al 15 di settembre, così rimaniamo nell'ambito degli appuntamenti della città, parte Le Città Visibili, altra rassegna di musica e teatro a cura di Tamara Balducci, che è giunta invece alla sua 12ª edizione con il sostegno del Comune di Rimini. E allora Stefano Rossini nel servizio, questa settimana è andato alla conferenza stampa di presentazione, ve lo riproponiamo perché parte proprio stasera la rassegna, il servizio di Stefano Rossini. La musica, il teatro, l'arte nei luoghi iconici e riqualificati della città. Torna Le Città Visibili, la rassegna giunta quest'anno alla 12ª edizione che accompagna gli spettatori in una riflessione sui temi caldi del quotidiano, lavoro, ambiente, sociale e rapporto con gli altri. L'edizione di quest'anno propone tantissime sorprese e tantissime novità che partono già dagli spazi che utilizzeremo. È un festival che dialoga tantissimo con il territorio. Ci sono degli eventi, diciamo, forse quello di apertura di Marta Cuscuna, che è un'artista prodotta dal Piccolo di Milano, con uno spettacolo ad una tematica ambientale, e che il 29 agosto sarà ospitato al Teatro Galli, Teatro Sotterraneo, che porterà in città lo spettacolo che ha vinto il premio come spettacolo dell'anno nel 2022, Album, che è uno spettacolo prodotto insieme all'Arboreto di Mondaino, quindi incominciano a nascere tutte le collaborazioni, ma tutte sono bellissime. La selezione musicale quest'anno è a cura di Superfluo, che propone 3 concerti sul rooftop del museo dal 6 settembre. Abbiamo creato una comunione di intenti con Tamara, portando a Rimini 3 cantautori che penso la città ancora non abbia conosciuto, che sono Ainé, diciamo uno degli artisti forse più forti nel genere dell'R&B, del non solo nella scena italiana contemporanea. Il secondo giorno invece ci sarà Elasi, che è una cantautrice e producer molto brava, che sta suonando appunto nei maggiori festival e club di tutta Italia e non solo. E terzo, ultima sera, tra la partecipazione di Anna Carroll, che è un'artista se vogliamo più emergente degli altri, ma che sta calcando veramente le scene. E proprio la ricerca di luoghi riqualificati e invisibili della città è un elemento peculiare del festival che lo caratterizza dalla prima edizione. È un festival che, come dicevamo, abbraccia tutta la città, l'abbraccia negli spazi, si va dall'ex Cinema Storia al Teatro degli Atti, al tetto con questa nuova collaborazione con Equilibriste, con Francesca Pianini, del nostro museo Rooftop, e anche al Teatro Galli quest'anno, quindi una rassegna assolutamente di valore, assolutamente di qualità. Rassegna di valore, rassegna di valore e rassegna di qualità. Allora andiamo nello specifico degli appuntamenti, perché questa sera al Teatro Galli, sia stasera che domani, 2 appuntamenti, lo spettacolo Corvide, Sguardi di specie con Martina Cuscuna. Qui avete sul nostro sito anche un po' di gallery, un po' di immagini delle precedenti edizioni. Questa immagine qua dei pasticceri, lo vedete, si rifà allo spettacolo di domani, venerdì 30 agosto al Teatro Galli, sarà la volta di pasticceri con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano, insomma due fratelli gemelli che, come Sirano e Cristiano, aspettano la loro Rossana. E dove la vuoi aspettare se non in pasticceria? Bellissimo, bellissimo, molto interessante questo appuntamento. Dicevo dell'appuntamento invece di questa sera al Teatro Galli con Corvide, Sguardi di specie, quindi un incontro fra natura e progresso sostenibile. Poi ci sono, lo vedete nella sezione eventi del nostro sito, sabato 1 settembre, poi ci sarà il 3 settembre, come diceva l'assessore Lari, all'ex Cinema Storia, quindi un festival che abbracciano in tutti i suoi appuntamenti la città, insomma sarà anche un bel appuntamento per poter abbracciare vari contenuti, musica, teatro, recitazione, insomma anche carpire qualche segreto, qualche cosa in questo periodo di fine estate. Allora, a proposito di eventi, dato che voglio dare un bel taglio di eventi oggi perché ce ne sono tanti, e qui si parla di anni 90, scusate, però voglio tornare negli anni 90, si parla della
live show del 31 agosto al ristorante Musica Frontemare, perché il 31 agosto ritorna attesissimo il format dedicato agli anni 90, live show ospite nelle migliori piazze e discoteche d'Italia, dove ha registrato Il Tutto Esaurito. Programma della serata che inizia alle ore 20 con una caratteristica cena con varie portate, con vari menù a scelta. Dalle 23 invece all'inizio lo spettacolo, e anche qui abbiamo una gallery sul nostro sito direttamente dal Frontemare, un tuffo nel passato per rivivere insieme a mascotta, frontman, animazione, DJ set, effetti speciali eccetera, i fantastici anni 90. Poi dopo ognuno ha le sue cose preferite, però ecco, temporalmente più vicino al mio periodo, quindi hit di quegli anni, Eiffel 65, Gigi D'Agostino, Gabri Ponte, Corona, Voglio tornare negli anni 90, è uno spettacolo che regala emozioni e energia. L'ingresso del dopo cena sarà alle 22:30, quindi vi segnaliamo sabato 31 agosto al ristorante Musica Frontemare questo bellissimo evento che ci riporta indietro di un po' di anni. Poi sul nostro sito troverete tutta le informazioni. Sabato ci sarà una live disco 80-90-2000, ecco, quindi abbracceremo insomma non solo gli anni 90, poi nel dettaglio, e invece ci sarà domenica una apericena latino dalle 19, quindi buffet e drink incluso, quindi una bella iniziativa del Frontemare per tornare un po' indietro quasi cinquantenni, quasi quarantenni, cioè, siamo in quella fascia d'età lì, saranno interessati a chi gli piace insomma quel tipo di musica lì, che ricorda insomma un buon periodo dal mio punto di vista personale, insomma ero bambino, ragazzino, quindi insomma come me ce ne saranno anche tanti altri. Benissimo, allora andiamo verso la conclusione, ma prima di andare a concludere, perché dobbiamo parlare anche del ponte di Tiberio, di tutto quello che sta succedendo, che succederà per dare ancora più visibilità a un luogo storico, a un simbolo di Rimini, andiamo con un altro break musicale, direi, se Munaretto è sempre sul pezzo, provo a fregarlo ma è sempre sul pezzo. Abbiamo Vivere tutte le vite, vivete tutte le vite. Stesi alla luce del giorno con gli occhi annegati nel mondo senza in quel barretto semivuoto e ti spizzavo in mezzo ai fianchi di un barolo. Ehi, non mi hai guardato ma mi hai visto e manco poco, caccio un piccione con un mezzo calcio a vuoto. Poi ti parte fuori gioco, rubo un bacio e te lo porto, e dice fuori corso, beve a goccia un po' di mosco. In radio c'era passo, ti metterei 200.000 like a quella foto. Corso Trieste, piccola veste, c'hai 18 anni, CPCR, fissa una crema e tuo dialetto di Cremona. Sabina bene per quello mio di Roma. Ti faccio un fischio, non squillo scende, mi prendi in giro, fa gna 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 gna. Andiamo in sushi e tutti mangigli da mame. Io che sono andato per una vita matriciana, spero che si appare il privato sul cellulare, rispondi tu. E non voglio vivere tutte le vite, vedere ogni posto nel mondo, vincere tutte le volte, essere sempre forte, uscirne senza graffi sulla pelle, vedere ogni limite e farsi più sottile, sempre più deboli le mie paure, non lasciarmi sfuggire neanche una
sola, abbiamo una vita sola, però all'interno di questa vita ne possiamo vivere tante, come dice la canzone. Bella questa, questo break musicale. Allora, dicevamo del Ponte di Tiberio, che non è uno dei simboli, ma forse il simbolo della città che si fa più bello, si farà più bello, a quanto si è capito non ci saranno interventi troppo invasivi, però verrà un po' sistemato, ripulito, e ci sarà soprattutto una illuminazione particolare per un intervento da 850.000 euro, i quali dettagli ce li spiega la nostra direttrice Simona Mulazzani nel servizio. Su di lui sono passati cavalli e cavalieri, macchine da guerra ed eserciti, carrozze signorili, ma anche automobili e mezzi pesanti. È uno dei monumenti di Rimini più conosciuti al mondo, ma per tanti secoli è stato anche punto nevralgico della viabilità cittadina. Da qualche anno, fortunatamente, il periodo del Covid portò con sé la definitiva scelta di pedonalizzarlo, il Ponte di Tiberio si carica solo del peso di pedoni e ciclisti, che lo usano per gli spostamenti cittadini, ma anche come punto panoramico per godersi una bella vista della piazza sull'acqua o del canale con lo sguardo che mira dritto verso il mare. La bimillenaria infrastruttura viaria romana si accinge ora ad essere oggetto di un ulteriore percorso di valorizzazione, con un intervento di restauro che prevede la pulitura e un'illuminazione ad hoc che lo valorizzi in tutta la sua bellezza anche dopo il calar del sole. Un intervento inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e che potrà godere di un investimento più alto di quanto fosse stato inizialmente programmato. A budget, infatti, ci sono 850.000 euro. È prevista la pulizia delle pietre, il trattamento delle strutture in ferro e la rimozione di depositi superficiali e della vegetazione in eccesso. Un elemento chiave dell'intervento sarà la riqualificazione dell'impianto di illuminazione con nuove tecnologie LED che non solo miglioreranno l'effetto estetico, ma consentiranno anche una gestione energetica più sostenibile ed efficiente, quindi con un risparmio sulle bollette della luce pagate dal comune. E quindi staremo a vedere come si ripresenterà il Ponte di Tiberio, ma non abbiamo dubbi che potrà essere un intervento arricchitivo si dice, arricchente, non so, sul ponte, per poterlo farlo brillare di luce ancora di più. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Tempo Reale, lascio il palcoscenico a chi verrà dopo per la diretta nazionale. Noi ovviamente vi rimandiamo con tutti i nostri appuntamenti, l'informazione alle 13.15, poi anche questa sera alle 19.15, tutti gli eventi che vi abbiamo detto. Grazie per averci seguito, grazie a Matteo Munaretto in regia. Per me è l'ultima puntata di Tempo Reale estate, non ci sarò domani, per cui insomma a risentirci, grazie e buona giornata di cuore su Icaro, Radio Icaro e Icaro TV. Ciao. Tempo Reale estate.